Chi è interessato all'insegnamento, provi a lavorare con delle persone diversamente abili, perché questa è la vera sfida. Stiamo facendo le prove per lo spettacolo di domani sera. Nel nostro centro qui, dei ragazzi che vanno a Sound Beam, c'è un ragazzo particolare, Roberto, che non è che sia stato mai una persona che abbia mai voluto impegnarsi in cose, yeah. Perché è una persona molto complessa e molto, secondo noi, per Jackson non è così, molto difficile da approcciare. In realtà stamattina lui ha creato sto feeling con Roberto e Roberto domani sera va sul palcoscenico del teatro a suonare. Raccontate un po' com'è andata questa avventura. Vi è piaciuta? Sì. Come abbiamo lavorato durante l'anno? Bene. 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 Abbiamo fatto una piccola parte all'inizio, giusto? In cui abbiamo lavorato noi all'interno della cooperativa e poi dopo... Il nostro gruppo è composto naturalmente da ragazzi che studiano uno strumento musicale durante il percorso delle scuole medie e già dall'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il gruppo Sciascià. Il cuore pulsante della nostra orchestra, che è appunto il gruppo Sciascià del Nazareno, in piedi tutti i ragazzi, e abbiamo l'esperto Enrico Zanella, eccolo qua, grandissimo. Veramente un grande applauso per tutti. E Stefano, ecco Stefano, ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio insieme in musica. Facciamo le linee qua davanti, dai, un bel applauso preso come si deve. Abbiamo gli altri ragazzi dietro, i musicisti, che hanno suonato con Roberto noi, e con Marco. Il Sound Beam. Roberto e Marco. Roberto e Marco, eccoli. Questo è il vero motore di questi spettacoli, un entusiasmo incredibile che fa veramente superare qualsiasi ostacolo. Lo scopriamo tutte le volte, che la diversità è un valore aggiunto e se uno lo sa capire, probabilmente contribuisce a costruire un mondo migliore. Questa sera abbiamo visto la Carpi che ci piace, quindi grazie a voi che ci avete permesso questo. Auguriamo a tutti di avere gli occhi semplici come quelli di un bambino per tornare a cogliere quel bagliore, quel luccichio originale che si può scoprire in ogni cosa. Vi invitiamo alla 13ª edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti che si intitolerà Twinkle e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Grazie della vostra partecipazione e arrivederci al prossimo anno.